Visto che sono 20 anni che stiamo fermi, adesso bisogna ripartire e ripartire di slancio, con forza, con fiducia. Voglio sperare che questa volta faccia le cose per bene. Tutto. E tra le priorità che deve fare Giovanni per la cittadina? Ma io vedo che c'è un po' di disattenzione per quanto riguarda l'ordine pubblico, la pulizia, c'è tutte queste cose che ti aiutano a vivere, ti fanno stare un po' meglio, cioè tu vivi realmente la città. In questo momento ho qualche dubbio. E sulla politica internazionale come può incidere sul comune di San Severino? La politica, questa è bella, è una domanda da 100 milioni di dollari. Chissà se il Presidente del Consiglio riesce a fare le riforme che ha promesso. O si è preso altri 1000 giorni, ma speriamo bene. Grazie. Donato Della Guardia, un altro assistente a questa prima assise cittadina. Quali sono le criticità, secondo lei, della Giunta Romano in questi anni? Vabbè, le criticità non ce ne sono, però deve lavorare per il comune di Mercatale, per tutta la zona delle frazioni. La prima cosa deve fare è aggiustare i campi di calcetto, per esempio a Costa, lì dove stanno pure le giostrine per i bambini che sono in fatiscente, e devono essere aggiustate, perché nessuno a Costa non c'è niente giostrine per i bambini, sono tutte rotte e devono vedere cosa si deve fare. Deve fare altri problemi, pure deve aggiustare i marciapiedi per Costa, deve fare altre belle cose. Perciò contro il sindaco non c'è niente da dire, è un sindaco bravo, però deve lavorare per tutte le frazioni, per tutta qua. E cosa dovrebbe fare, oltre che controllare l'operato di Giovanni Romano e della sua giunta? L'opposizione deve vigilare, deve fare tutto quello che deve fare tutto. Deve seguire pure l'amministrazione, deve dare una mano, perché noi non bisogna buttare giù Giovanni Romano. Che Giovanni Romano è in campo, è capace, è pure assessore all'ambiente. Non fa niente che ha detto che per noi della comunità montana, alla regione non c'è niente, invece c'è qualcosa, se lo vuole fare, perché lui per noi può fare qualcosa, perché noi non prendiamo nemmeno stipendi, sono da 14 mesi che avanziamo gli stipendi dalla regione Campania, e se ci vuole dare una mano deve essere a sua disposizione, a sua coscienza. E per quanto riguarda proprio la comunità montana, cosa pensa che può fare allora Giovanni? Giovanni Romano ci deve fare operare nel castello di Mercato San Severino per far pulire il castello a noi operai della comunità montana, no agli altri, no alla protezione civile, no, deve lavorare a noi del territorio della comunità montana per fare i lavori, le aree attrezzate, deve fare a noi. Che così arrivano i fondi. Complimenti a Carmine Anzalone, nuovo capigruppo della minoranza. Carmine, che cosa attuerà dal punto di vista dell'opposizione la sua compagine? Ma sarà un'opposizione molto serena, seria, puntuale, in un confronto civile, garbato all'interno del Consiglio Comunale. Faremo di tutto per fare in modo che il Consiglio sia in grado di autodeterminarsi e di occupare un ruolo fondamentalmente di rappresentanza politica degli interessi diffusi della nostra comunità. Credo che la dimensione nuova oggi delle assemblee elettive sia questa, bisogna recuperare questo ruolo di rappresentanza vera per garantire la tutela degli interessi generali. Quanto dei cittadini porterà all'attenzione Carmine Anzalone del Consiglio Comunale? Credo che nel nostro programma elettorale la tutela della dignità delle persone era il punto centrale. Credo che ancora oggi le nostre famiglie sono gravemente in difficoltà, hanno problemi economici, anche di carattere sociale in ragione dei servizi che la politica deve offrire, deve preparare. Credo che il sostegno alle famiglie sia il punto centrale, sia la vera priorità
di questi 5 anni. Dovremmo costruire politiche di bilancio verso queste esigenze, perché le istituzioni non possono permettersi di abbandonare nessuno. La politica serve a questo, serve per costruire condizioni di uguaglianza tra le persone, tra le classi sociali. Sarà un compito difficile, ma non impossibile. Grazie a Giovanni Romano per il suo mandato consecutivo. Volevo chiedere una piccola comparazione, una piccola similitudine per quanto riguarda la giunta comunale, degli assessori e soprattutto dei consiglieri da lei formata, e invece per quanto riguarda l'opposizione. Beh, la giunta comunale annovera 3 donne su 5 assessori nominati, per cui possiamo dire che è una delle giunte più rosa, insomma, della nostra provincia. Io sono convinto che il valore aggiunto delle donne in termini di proposizione, di creatività e di impegno amministrativo per la soluzione dei problemi concreti sarà per noi uno stimolo e sarà anche determinante e importante per la nostra comunità. Con le minoranze in Consiglio Comunale si è aperto un dialogo basato più che altro sul metodo, che vuole essere soprattutto quello del confronto leale e costruttivo sui problemi e sulle soluzioni ai problemi. Faremo di tutto affinché questo metodo possa essere costante nel tempo e, perché no, anche rafforzato. Tutti quanti noi abbiamo una preoccupazione che è più che legittima, e cioè che il riordino amministrativo e soprattutto il riordino legislativo che riguarda le istituzioni possa andare avanti verso un progressivo e ulteriore svuotamento delle competenze e delle funzioni delle istituzioni, quindi anche dei consigli comunali, e noi riteniamo che questo sia un danno per la nostra comunità. Su questo sia la maggioranza che la minoranza sono d'accordo nel fare in modo che le nostre prerogative vengano difese e che il Consiglio Comunale possa ritornare ad essere un luogo nel quale affrontare serenamente la verifica dei problemi e anche la verifica delle possibili soluzioni, per poi dare all'esecutivo il compito di realizzare in concreto le cose che il Consiglio Comunale ha stabilito. Una sfida quindi ai tempi di crisi, ma anche di egoismo e di personalismo nell'ambito della politica e dell'amministrazione, quindi? Beh, è un modo come un altro per far prevalere la maturità, e la maturità viene fuori soprattutto dalle esperienze e dagli errori fatti. C'è una stagione dei personalismi, c'è una stagione degli individualismi, che è soprattutto quella delle campagne elettorali. Oggi le campagne elettorali sono finite, il corpo elettorale, la comunità di Mercato San Severino ha chiaramente indicato chi deve avere funzioni di governo e chi deve avere funzioni invece di controllo, e allora sta alla nostra maturità dimenticare i personalismi e le situazioni individuali e cercare invece di mettere a massa comune ciò che ci unisce nell'analisi delle soluzioni e, perché no, insieme realizzare quelle cose che nei vari programmi dei vari candidati a sindaco possono invece trovare l'interesse e in questo caso il consenso dell'intero Consiglio Comunale. Un esercizio utile potrebbe proprio essere questo, cioè andare ad individuare quelle cose che realmente tutti noi candidati abbiamo in campagna elettorale indicato come necessarie e che sono comuni ai programmi dei 5 candidati a sindaco, e su questo per esempio cominciare a fare qualche esperimento e dire facciamolo insieme. Certo, ci saranno sicuramente cose che invece manterranno le distinzioni, e beh, su quelle però il confronto non deve mai venir meno. Poi c'è una responsabilità, quella di chi ha avuto il compito di guidare la città dal corpo elettorale e chi invece deve controllare l'operato di chi guida. E quindi, sempre l'ultima domanda, nel senso e nel verso della responsabilità, quali saranno le prime iniziative, i primi interventi per la popolazione? Beh, sono parecchi, elencarli e sintetizzarli sarebbe davvero poco. Io ho inaugurato un nuovo sistema, abbiamo detto nella nostra serata di ringraziamento le cose che faremo nei prossimi 6 mesi. Le stiamo mettendo sul sito delle nostre liste, quindi tutti le sapranno. E prima di Natale, a dicembre, andremo a verificare, quindi in maniera pubblica, se le cose che ci siamo impegnati a fare le abbiamo veramente fatte o se sono in corso di realizzazione. Questo metodo dell'anticipazione preventiva e del controllo a posteriori è un metodo che stimolerà anche la maggioranza e quindi anche gli assessori e i consiglieri di maggioranza a impegnarsi di più, a lavorare di più, a tener fede all'impegno e alla parola data, perché per noi resta il patto siglato con gli elettori, con la campagna elettorale, il
l'unico punto di riferimento e quindi per noi l'unico patto da seguire. Abbiamo scelto di non avere condizionamenti dall'esterno, lavoreremo nell'interesse esclusivo della città di Mercato San Severino e quindi di noi tutti, perché noi viviamo in questa nostra comunità. Vogliamo anche cimentarci con questo metodo, che è quello di essere misurati dal corpo elettorale sulle cose concrete che andremo man mano ad elencare e ad anticipare. Volevo solo chiedere se è emozionato e cosa farà, che cosa prevede di fare per la sua comunità e la collettività che lo ha votato con 800 e rotti voti. Sicuramente è un incarico di grande rilievo istituzionale. Io sono onorato di essere stato indicato quale presidente del Consiglio Comunale. Il mio impegno è un impegno di professionalità e di competenza. Farò svolgere lavori del Consiglio Comunale in maniera basata, ripeto, competente. Daremo spazio a tutti, le opposizioni non dovranno temere posizioni precostituite, invece avranno lo spazio che meritano secondo il regolamento, secondo lo statuto. Per cui è un grande onore, una grande responsabilità di lavorare insieme a tutta l'Assise per un solo fine, che è il bene della collettività. Per quanto riguarda la politica nazionale, che cosa può interessare la comunità di San Severino a livello nazionale ma anche locale? È chiaro che i risvolti, i rilievi nazionali incidono inevitabilmente anche a livello locale. Basta pensare ai trasferimenti economici. Voi sapete benissimo che le comunità piccole, quindi i comuni, hanno avuto difficoltà dal momento che a livello nazionale sono stati effettuati dei tagli, per cui noi abbiamo bisogno di risorse e purtroppo capita di adottare decisioni non popolari, come ad esempio l'aumento di qualche tassa, però i cittadini capiscono bene che non è colpa delle amministrazioni, ma purtroppo in una condizione generale, direi quasi mondiale, dove la crisi sta attanagliando tutti. Noi faremo di tutto per far quadrare i conti. C'è differenza tra 5 anni fa, quando lei si candidò a sindaco, rispetto ad adesso? È ovvio che la differenza è sul ruolo. Sono stato eletto in maggioranza con un numero importante di consensi che mi rende ancora più responsabile rispetto all'opinione pubblica. La differenza sta nel fatto che io possiamo insieme alla maggioranza incidere direttamente per degli interventi che io ho in mente, che noi abbiamo in mente e che faremo di tutto per adottare. Io sono convinto che sarà la prova di stamattina, di un momento comune di collaborazione, e sarà l'inizio di una nuova stagione politica fatta di grandi risultati. Rispetto all'assise di maggioranza che oggi si è insediata? Noi oggi abbiamo aperto una stagione nuova politica a San Severino, dove abbiamo come grande responsabilità in un momento particolare. Oggi la maggioranza e l'opposizione hanno messo insieme la presidenza, che è stata votata unanime, e il vicepresidente, che è stato votato unanime. Per questo significa un rilancio per il nostro paese, per una grossa responsabilità, con la speranza di fare un'opposizione costruttiva per il nostro paese, perché oggi siamo in un momento attraversando particolarmente grave e una crisi molto forte. Infatti, proprio a proposito di questo, a proposito dell'occupazione, lei cosa ne pensa dell'occupazione giovanile in generale a San Severino? E noi come opposizione dobbiamo fare qualcosa, come la maggioranza deve fare qualcosa. Noi dobbiamo dare la maggiore consistenza in noi deve essere di crescere per un posto di lavoro per i giovani. Dare occupazione ai giovani significa creare tante opportunità per il nostro territorio, e bisogna poi metterli insieme, bisogna lavorare perché se lavoriamo noi diamo lavoro ai giovani. Grazie. Il vicepresidente appena nominato, Francesco Iannone, vorrebbe attuare qualcosa a proposito delle categorie protette? Certo, oggi per me è un piacere enorme, oggi che nella storia politica sanseverinese è la prima volta che si parte con una maggioranza e opposizione che condividiamo sia la Presidenza del Consiglio sia la Vicepresidenza del Consiglio. E già lo dicevo prima, noi apriremo una stagione nuova, saremo attenti alle problematiche del nostro territorio, saremo attenti a tutto quello che può essere per la nostra collettività e faremo un'opposizione costruttiva bene per il nostro paese.
Grazie al vicepresidente Franco Iannone per la sua elezione a vicepresidente appunto del Consiglio Comunale. Ringrazio tutto l'Assisi, ringrazio tutto il Consiglio Comunale, ringrazio tutti gli elettori, ringrazio in prima persona, ringrazio tutta la città di Mercato San Severino perché ci hanno dato l'onore di sedere ancora una volta in questo Assisi Comunale che sarebbe il nostro parlamentino cittadino che noi onoriamo sperando con la nostra chiarezza, intelligenza e capacità che noi metteremo in campo per il